contro il Verona per 5-2, erano tre partite che Lazio non vinceva, non segnava neanche un gol, poi la buona prestazione in Turchia con il Galatasaray, ancora immagine esclusiva, ancora concentrazione nello spogliatoio della Lazio. Gruppo compatto, gruppo unito, anche chi non gioca, chi non scende in campo. Si è parlato molto del tasso turnover, tra poco andremo a vedere le formazioni, ha cambiato molto Pioli, ha cambiato soprattutto tutto lì davanti, una chance importante a Djordjevic che non segna in campionato proprio dalla partita di andata con il Frosinone, e questo è una cosa che vince colui che crede di poterlo fare, ci vogliono credere i tifosi di casa, perché per il Frosinone non è impossibile la rimonta, lo dicevamo, in caso di vittoria questa sera calcerebbe la Sampdoria. Questo momento della stagione è importante perché c'è la trasferta con la Sampdoria, poi la partita in casa contro il Udinese, altra squadra in difficoltà, ha perso oggi da 27 punti, quindi potenzialmente a 5 dal Frosinone, ma potrebbe essere anche a 2 punti dal Frosinone, e poi da affrontare il Cagliari. Ecco la formazione del Frosinone di Stellone, 4-3-3, Reali in porta, Rossi e Ieti per lasciare Pavlovic in difesa, San Marco Gori fra la centrocampo lì davanti, squalificati nel Frosinone, solo Russo disponibile, formazione migliore, quindi scelte ampie per Stellone. Dall'altra parte Pioli conferma anche lui lo stesso modulo 4-3-3, Marchetti in porta, Cucco, Misenaz, Wood e Luric in difesa, Cataldi, Biglia, Parola, centrocampo lì davanti, tridente con Carrera e Mauri e lati di Djordjevic. 5 uomini cambiati rispetto alla partita di Coppa con il Galatasaray, un ruolo importante con la Lazio, poteva sicuramente fare.